Prova a rimettersi in moto il calcio professionistico, spiragli per il ritorno in campo delle due compagini abruzzesi, Pescara e Teramo. Gli interrogativi non mancano, ma l'indirizzo dato dal presidente federale Gravina è finire i campionati, e ieri vi è stata una tappa importante in questa impervia rincorsa verso la ripresa delle attività, che deve necessariamente conciliarsi con la tutela della salute pubblica, in particolare in questo caso di quella dei calciatori e di tutte quelle persone che fanno parte dell'indotto, dirigenti, staff tecnici e medici, magazzinieri e tutte quelle persone che ruotano intorno all'attività di un club nel corso della settimana e nel momento culminante delle partite. Si è tenuta una videoconferenza della commissione medico-scientifica della Federcalcio, presieduta dal professor Paolo Zeppilli, già responsabile medico della Nazionale di Calcio, con lo scopo di definire le linee guida del protocollo sanitario di garanzia per la ripresa degli allenamenti e dei campionati. Nei giorni precedenti sono stati ascoltati alcuni tra i massimi infettivologi italiani, nonché il componente dell'OMS Walter Ricciardi. Il protocollo, si legge nel comunicato diramato dalla federazione, ispirato ai principi di semplicità, fattibilità e attendibilità, prevede una serie di prescrizioni e raccomandazioni per l'individuazione e la conservazione di un gruppo squadra che risulti completamente negativo. È prevista una fase di ritiro simile preparazione estiva, preceduto nelle 96 ore antecedenti da uno screening su tutte le persone che ne saranno coinvolte, comprensivo di test molecolari e sierologici, visite ed esami strumentali. Per la gestione della ripartenza la Federcalcio potrebbe optare sulle tre velocità, priorità alla Serie A, poi Serie B e infine Serie C. Necessaria alla sanificazione degli ambienti, centri sportivi, palestre, spogliatoi, alberghi. Il documento stilato verrà aggiornato con ulteriori contributi prima di essere finalizzato e consegnato ai ministri della Salute, Speranza e dello Sport, Spadafora. Lavoriamo senza fretta ma senza sosta, ha dichiarato il presidente Gravina, per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via. Resta comunque la questione fattibilità, che è stata posta anche sabato scorso ai nostri microfoni dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Sono pochi i club che possono permettersi di sostenere una ripartenza condizionata ad un costante monitoraggio delle condizioni dei calciatori in termini di prevenzione del contagio e di misure da attuare se questo si verificasse nel gruppo. Insomma, se ripartenza sarà, i club, in particolare quelli di B e C, che hanno una forza economica inferiore rispetto a quelli di A, si aspettano anche misure di sostegno economiche e non, che siano di aiuto per affrontare un periodo ampio delicato, la ripartenza e la gestione della competizione agonistica. Il dibattito proseguirà nei prossimi giorni per contemplare soluzioni che vadano in questa direzione.